caso, ma insomma, andiamo avanti. Facciamo un applauso di ricordo a Roberto. Era sempre qui con noi in premiazione, quindi anch'io ho avuto questa notizia, peraltro recente. Sta a maggio, sì che. Vabbè, niente. Okay. Andiamo alla gara, la Coppa lo Scoglietto, ormai da tanti anni, si tantissimi ripete questa anni, gara. È vero, peraltro è una delle strutture che con noi rimane aperta tutto l'anno a Puntala, quindi per offrire un servizio a coloro che vogliono venire qua anche fuori da quella che è la stagione canonica. E l'albergo si va alla bussola, l'appartamento si va alla scoglietta. Infatti sono le offerte alternative che è giusto avere in una località per accontentare tutte le richieste, tutte le esigenze, quindi noi contiamo molto che la struttura rimanga sempre aperta e che sia sempre, diciamo, nei rapporti con il golf come in questi anni sono sempre stati, quindi grande e stretta collaborazione. La gara su 18 buche Stableford, handicap 3 categorie, e insieme a me la signora Laura Della Rera, come si è presentata, è la presidente ora dello Scoglietto 50 SPA. Io faccio i complimenti a tutti i partecipanti, peraltro erano anche tanti oggi, e ora però sono andati tutti sulla spiaggia. È chiaro, bella, qualche duro mancherà. La Coppa gliela daremo. Fernando, mi parlo gliela do, no. No, allora, le coppe le teniamo, quando ci sono invece i viveri le mettiamo a estrazione, come è giusto che sia. Certo. Quindi iniziamo dal primo signores, vince Sandro Pagni. Bravo Sandro! Sandro, un attimo, eccolo, perfetto, vai, posto. Passiamo alla prima lady, Maya Eifari. Brava! Bene, complimenti. Brava, brava, perfetto. Complimenti, Maya. Terza categoria, handicap da 25 a 36, secondo Pierfrancesco Alessi. Bravo! Bravo, complimenti. Perfetto. Vi tiro il premio anche per Pietro Antoni, tanto. E lo metto qua perché sembra che abbia venuto prima. E vince la prima categoria, mi dispiace che non sia in premiazione. Purtroppo ho avuto un problema, ha telefonato. Fabrizio Pietro Antoni che è tornato a vincere. Bene, sono molto contento. Bene, perfetto. Mi sono complimenti personali. Seconda categoria, handicap di gioco da 15 a 24, secondo netto con 35 punti, Luciano Pagni. Bravo! Grazie. Ok, perfetto. E vince la seconda categoria con un punteggio stratosferico. Francesca Follonari con 41 punti. Le donne sono Francesca. Sempre le donne più forti, da donna a donna. Brava, perfetto, brava. Bene, passiamo alla prima categoria, handicap di gioco fino a 14. Secondo netto, Valerio Pacini. Bravo Valerio. Grazie. Bravo Valerio, perfetto. E primo netto è pari merito, sempre con 37 punti, Carlo Alberto Marcos. Bravo. Perfetto. E primo lordo, Cassa Zullo. È dovuto andare via purtroppo.